Vorrei dire che questo applauso mi pare particolarmente partecipato e giusto, perché quest'uomo non me l'ha raccontata proprio giusta, non è andata così. Innanzitutto, quando lui è andato all'inizio degli anni 60 in Africa, era da solo in questo ospedale che adesso ha 280 letti, a quel tempo ne aveva qualcuno di meno, però in Africa il concetto di ospedale pieno non esiste, tutte le persone che hanno bisogno di essere curate entra in un ospedale. Chi trova il posto sul letto si distende sul letto, chi non lo trova per loro è uguale, si distende per terra. E l'ospedale in Africa ha mediamente ogni giorno un numero pari al doppio dei letti che sono nelle possibilità di ricovero. Per cui da solo all'inizio e poi solamente in due medici per 13 anni di seguito è rimasto in ospedale, ma quando ha finito questi 13 anni è ritornato per tutti gli anni per circa 6 mesi all'anno a rifare quello che ha fatto per tutti quegli anni. Insieme alla moglie, che questa sera non è qui, hanno avuto questa geniale idea che è stata ripresa dall'UNICEF e da tutte quelle organizzazioni che tutti noi conosciamo, di capire che i bambini, se riuscivano a mangiare qualcosa di più, sarebbero morti di meno una volta che contraevano quelle malattie, poi non tanto, adesso senza scomodare l'AIDS o la tubercolosi, ma una semplice malaria falcidiava. Per cui il fatto di aver organizzato una nutrition, un reparto dove si dava da mangiare ai bambini, è stato veramente una cosa che ha rivoluzionato, diciamo così, l'assistenza sanitaria, perché tra le altre contraddizioni dell'Africa c'è il fatto che in ospedale non si dà da mangiare alle persone. Noi siamo abituati che quando siamo ricoverati passa il carrello e spesso ci lamentiamo perché il, diciamo così, il menù non è poi così gradito, no? In Africa le persone che vengono ricoverate, nessuno di loro fa per loro da mangiare per quanto riguarda l'ospedale. Per cui, e oltretutto in Africa si paga per essere curati, sono delle cifre irrisorie perché le persone non hanno guadagno, però sono tutte questioni che ti fanno pensare. Tra le altre cose, quando Luisa ha parlato dei disabili e ha detto che la vera disabilità in Africa è la povertà, mi ha fatto ricordare che una delle cose che ho capito, che ho, cioè, magari lo sapevo anche, ma quando mi sono trovato di fronte a queste persone mi hanno spiegato che, ma come, non avete un sussidio? Un sussidio cos'è? Non avete la pensione? Se una persona nasce disabile, da noi siamo abituati a pensare che abbia bisogno di essere sostenuto dalla collettività, ma per loro la collettività sono solamente l'elemosina o il buon cuore della capanna di coloro che gli sta vicino. Non esiste nulla di tutto questo che per noi è una pietra miliare, la pensione, no? Quante volte noi parliamo sempre della pensione, quando andremo in pensione, quanto ci apri di pensione, queste cose qua. In Africa questo concetto non esiste. Vabbè, io non volevo tediarvi. La mia storia africana comincia più o meno 15 anni fa con la vostra concittadina, con la Licia Scantamburlo. Io sono andato in Africa perché mi pareva giusto, visto che da ragazzino mi ero un po' innamorato di questi negretti, di questi medici, no, bianchi, belli, che erano questi negretti, per cui insomma diventare anch'io un medico buono. Poi le cose sono andate in maniera un po' diversa, mi sono laureato, ho fatto il medico e mi pareva giusto circa, appunto, quanti erano, 13-14 anni fa, chiudere, diciamo così, questo debito e andare a vedere un po' le cose come stavano. Da lì è iniziato purtroppo una sorta di dipendenza, per fortuna non tossicodipendenza, che fa sì che ogni anno uno senta dentro qualcosa che lo richiami a questo posto. Credo che quello sia quello che sta succedendo anche alla Luisa, per cui non so cosa succederà adesso, ma in realtà lo so benissimo. Mi fermerei qui e vi ringrazio, perché trovare una chiesa così piena di persone non è facile. Non è facile parlare di diciamo così volontariato, o perlomeno di aiutare gli altri in un momento così difficile anche per noi italiani. Spesso ci si sente dire che l'Africa è anche qui in Italia, è assolutamente vero. L'unica cosa per concludere che vi potrei dire è che tutto quello che si fa va direttamente sul posto, non c'è nessun filtro che, diciamo così, in qualche misura va a
in qualche maniera sancire il tuo volontariato, oppure, non so, a rimborsare spese che tu possa avere. Quello che noi facciamo lo facciamo completamente. Di questo ne vado fiero perché credo che volontariato voglia dire non far pesare i tuoi desideri. Io mi sento un privilegiato a conoscere questa realtà e mi sembra giusto che me la diciamo così, finanzi con le mie finanze. Per cui sono orgoglioso di appartenere ad un'associazione che tutto il 100% di quello che destina va direttamente a chi ne ha bisogno, a chi deve andare. Grazie.